Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Matteo. In quel tempo presentarono Gesù un muto indemoniato. Scacciato il demonio, quel muto cominciò a parlare. E la folla, presa da stupore, diceva: «Non si è mai vista cosa simile in Israele». Ma i farisei dicevano: «Egli scaccia i demoni per opera del principe dei demoni». Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, predicando il Vangelo del Regno e curando ogni malattia e infermità. Vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite, come pecore senza pastore. Allora disse ai suoi discepoli: «La messe è molta, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il padrone della messe che mandi operai nella sua messe». Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Abbiamo sentito nel Vangelo, la folla era presa da stupore. Non si è mai visto una cosa simile in Israele. Così diceva la gente, stupita, riconoscendo la presenza di un potere divino, un'energia soprannaturale nella persona di Gesù e nella sua opera di esorcismo e di guarigione, come per quel muto indemoniato. Quando noi pensiamo e preghiamo Gesù, dobbiamo essere sempre disponibili, pronti e predisposti allo stupore. Lo stupore è uno stato d'animo espressivo della fede. Anzi, la fede si manifesta proprio nello stupore. Se manca lo stupore, vuol dire che la fede è diventata secca. Non è più una fede. La fede è stupirsi, meravigliarsi davanti a un Gesù, a un Dio che ci incanta, che ci affascina, che ci sorprende sempre con le sue grazie, con i suoi prodigi, con i suoi miracoli. Guai a noi se verso Gesù ci prende la indifferenza, oppure la freddezza, o peggio ancora la sfiducia, la delusione, la tristezza. Purtroppo tante persone sono così, si lasciano prendere da questi sentimenti di indifferenza o di delusione. È segno che non hanno fede, che la loro fede è stanca, è povera, è fredda, magari è proprio assente oppure è un po' malata. Gli angeli sono le creature spirituali che hanno gli occhi sempre pieni di stupore, di meraviglia per le opere di Dio, che loro vedono molto più di noi, anzi siamo noi che proprio a volte non li vediamo. Dovremmo chiedere in prestito al nostro angelo custode i suoi occhi per stupirci sempre delle grazie di Dio, da quando ci svegliamo a quando ci addormentiamo. Gli angeli ci insegnano a meravigliarci sempre come i bambini, come le anime semplici che trovano tutto bello, tutto splendore, tutto grandioso, tutto miracoloso, che capita tutto puntuale, ben combinato. Anche oggi allora, come sempre, Gesù è disponibile a suscitare meraviglia, ancor più di prima, a suscitare questo stupore in noi. Gli occhi della fede sanno vedere le sorprese di Dio e devono farci ammirare e amare Gesù, devono proprio riempirci il cuore di affetto e di entusiasmo per Lui. E qui c'è anche un segreto, il segreto del modo più semplice per avere le grazie di Dio. È un segreto che però dobbiamo sperimentare. Questo segreto è quello di predisporci sempre alla sorpresa delle grazie di Dio. Non dobbiamo solo pregare gli angeli, li dobbiamo anche imitare in questa loro ammirazione, adorazione, aspettativa di Gesù. E quando Gesù ci vede che abbiamo gli occhi del nostro angelo custode, predisposti a questa fede che si stupisce, allora Gesù ci concede più facilmente i suoi miracoli stupendi, le sue grazie meravigliose.
Del resto, come noi siamo favorevoli e generosi con chi si aspetta da noi grandi cose, con chi ci ammira molto, con chi ci guarda con stima e affetto, così è Gesù nei nostri confronti. Allora teniamo sempre su Gesù questi occhi meravigliati, incantati, stupiti e ammirati. Sono gli occhi dei bambini, e noi dovremmo essere tutti bambini in questo senso, sono gli occhi dei nostri angeli che noi dovremmo imitare. E allora sì, davvero pioveranno su di noi le grazie di Dio. Un secondo pensiero. Purtroppo noi vediamo nel Vangelo che non tutti erano presi da questo stupore e riconoscevano in Gesù qualcosa di divino, un potere, una potenza mai vista prima in Israele. Lo è la folla sicuramente, la folla è fatta di gente umile e buona, ma c'è anche una categoria di persone, i farisei, che sono persone superbe, invidiose, gelose, cattive, e si dicono addirittura una cosa che è assurda, che Gesù scacci i demoni per opera del principe dei demoni. Sarà facile per Gesù confutare questa tesi in un altro passo del Vangelo, dimostrando la sua contraddizione. Se Satana, che è il capo supremo, dovesse scacciare i suoi demoni inferiori, dimostra di governare un regno che è diviso e di combattere contro se stesso, quindi fallirebbe questo regno. Gesù invece dimostra di essere vittorioso sui demoni perché è un principe di Dio, un principe divino. Ma c'è in questa frase una verità che non ci deve sfuggire, anche perché la guerra che c'è in atto la mette sotto i nostri occhi. La verità che esiste anche in cielo una gerarchia di comando, come c'è nel mondo. Il Vangelo parla di principi. Noi parliamo di comandanti o di generali o di capi. Come c'è un principe dei demoni, Satana, che comanda sugli altri demoni, così ci sono dei principi degli angeli, superiori agli altri, a tutti, che comandano sugli altri angeli subalterni. Questi principi, capi, comandanti, angelici, noi li chiamiamo arcangeli, da arca. Arcein significa essere a capo, quindi capitani degli angeli. E diciamo appunto Michele arcangelo, Gabriele arcangelo, Raffaele arcangelo. Questi angeli sono a capo, cioè comandano e quindi mobilitano e mandano per noi, a noi, gli angeli inferiori che sono sotto il loro comando, il loro essere principi. Li mandano per delle missioni particolari, per delle opere. Questi angeli sui quali loro hanno un potere, un'autorità da parte di Dio, Padre. San Michele allora è capo, principe degli angeli militari, gli angeli soldati, il capo della milizia angelica. San Gabriele è il capo degli angeli messaggeri, o diremmo noi diplomatici. Sono gli angeli della diplomazia angelica. San Raffaele è capo degli angeli medici, guaritori, della sanità angelica. Allora, come amici dei santi arcangeli, qui noi in chiesa, e pregare i principi angelici significa poi mettere le opere e i servizi dei loro angeli superiori a comando di quelli inferiori, e significa ottenere proprio queste opere, questi servizi degli angeli subalterni. E Gesù infatti otteneva dagli angeli proprio questi servizi, a iniziare dai loro capi, dai loro principi.
qualcuno non crede in questo, basta citare quel famoso passo del Vangelo di Gesù quando era nell'orto del Getsemani, ve lo leggo perché qualcuno dice ma non, che non crede agli angeli, che Gesù non parla degli angeli, ma insomma non si può dire questo se si legge il Vangelo e non lo si taglia via, quello che non piace. Dopo il bacio di Giuda, i soldati del Sinedrio si avvicinano a Gesù e mettono le mani su di lui e lo prendono. Ed ecco allora che uno di quelli che erano con Gesù, non si dice il nome, però forse possiamo pensare a Pietro che era il più impulsivo, stende la mano, prende la sua spada, colpisce il servo del sommo sacerdote e gli taglia un orecchio. Allora Gesù gli dice, rimetti la tua spada nel suo posto, infatti tutti quelli che prendono la spada periranno di spada, moriranno di spada. O pensi, ecco il punto, che non possa fare appello al Padre mio, che mi porrà accanto subito più di 12 legioni di angeli. Un esercito, 12 legioni era tutto l'esercito. Più di 12 legioni di angeli. Quindi con delle forze potenti e spirituali per liberarlo, per proteggerlo, per salvarlo da questi soldati che lo stavano arrestando. Come le 12 legioni potevano intervenire non lo sappiamo, però se Gesù dice che se pregava il Padre Celeste gli avrebbe dato più di 12 legioni di angeli, chissà quali manifestazioni di potenza soprannaturale che avrebbe sbaragliato quella gente lì che lo stava arrestando. Quindi noi dobbiamo pregare il Padre Celeste. Non dico qualche volta per avere 12 legioni di angeli, perché non penso che arriveremo mai in queste situazioni. Magari però almeno un angelo di guardia, come si dice, guardia del corpo, e beh, quello ci farebbe comodo, perché ne abbiamo forse tanto bisogno. Con tutta la gente cattiva che c'è in giro, con tutte le brutte situazioni, almeno avere un angelo da San Michele che ci faccia da guardia del corpo. Cerchiamo di chiederlo. Oppure addirittura proprio un gruppo di angeli, di guardie del corpo. E possiamo veramente ottenere questo e chiedere questo proprio seguendo il Vangelo di Gesù, che lui avrebbe potuto. Perché non l'ha fatto? Perché sappiamo, Gesù ha detto poi, ma come si compirebbero le sacre scritture, che deve cadere così, che mi devono arrestare, mi devono perseguitare, poi crocifiggere e uccidere, per poi risuscitare. Ma Gesù avrebbe potuto anche fare questa preghiera e avrebbe ottenuto chissà quali manifestazioni di potenza soprannaturale per sbaragliare tutta quella gentaglia che lo stava arrestando. Gesù infatti otteneva gli angeli a suo servizio per comando, per opera di questo principe, naturalmente dopo la preghiera e il permesso del Padre Celeste, perché il Padre è generale. E sotto di lui ci sono questi principi e questi altri angeli, sotto i principi. San Michele gli mandava gli angeli guerrieri proprio per difenderlo, aiutarlo e assisterlo negli esorcismi degli indemoniati. San Gabriele mandava a Gesù i suoi angeli messaggeri che lo assistevano nella predicazione dell'insegnamento del Vangelo per convincere la gente. San Raffaele gli mandava i suoi angeli, medici, infermieri, che lo sostenevano nella cura dei malati, delle infermità della gente. È bello sapere che il Padre Celeste ha voluto gli spiriti invisibili, le creature angeliche strutturate in modo gerarchico. Ed essendo Dio che ha creato questa gerarchia del principe e degli altri angeli inferiori al principe, ecco, quindi Dio stesso è rispettoso di questa gerarchia, di queste personalità e di questa missione degli angeli particolari. Sapendo questo, penso che anche noi ci dobbiamo adeguare nella nostra devozione, nella nostra preghiera, e quindi
prima di tutto rivolgerci a questi principi degli angeli. E vediamo in particolare, stiamo iniziando il nuovo anno, dobbiamo anzitutto rivolgerci a San Michele perché ci comandi l'aiuto dei suoi angeli, dell'esercito celeste, dell'armata di Dio. Quando ci sentiamo per esempio bersagliati, oppressi, turbati, colpiti dai demoni o dagli amici dei demoni o dai servi dei demoni che ci combattono a livello spirituale per farci fare peccati e vizi, a livello psicologico con ossessioni, nevrosi, psicosi, depressioni, ansie, eccetera, a livello fisico come il muto del Vangelo di oggi. Anche per le persone che vivono con noi, i nostri cari, o che si relazionano con noi, dobbiamo chiedere a San Michele, il principe militare, l'intervento almeno di una pattuglia dei suoi angeli, proprio per scacciare qualche demonio di cattivi sentimenti, o di brutti pensieri, o di reazioni negative, depressive o aggressive. Dobbiamo rivolgerci nel nuovo anno a San Gabriele perché ci mandi l'aiuto dei suoi angeli diplomatici, psicologi, maestri della parola. Quando si tratta, per esempio, di conservare o instaurare delle buone amicizie, delle buone relazioni, di avere dei buoni collaboratori o soci, di fare pace, riconciliazione con qualche persona che ci siamo inimicato, che ci è ostile, di dire delle parole giuste che aprono i cuori, che consolano le persone sofferenti o che curano quelli che sono fuori di testa, che illuminano sull'ignoranza, sugli sbagli, oppure ci illuminano su certi favori, su certe opportunità. Per esempio, prima di incontri, di conoscenza o di accordo, chiediamo a San Gabriele, primario diplomatico, principe diplomatico, una delegazione di angeli diplomatici incaricati di questi insegnamenti, di queste commissioni psicologiche. Essi sanno come farci parlare, come essere ascoltati in modo favorevole, in modo vantaggioso, consenziente e conveniente. Nella vita bisogna essere diplomatici, ma con l'aiuto degli angeli, di Gabriele, il diplomatico, il principe diplomatico di Dio. E poi ancora affrontiamo l'anno nuovo rivolgendoci a San Raffaele, arcangelo, perché ci mandi l'aiuto dei suoi angeli medici quando si tratta di malattie o di esami clinici, di pratiche di prevenzione delle malattie, di cura dei malanni, interventi saloperatoria. Ogni giorno siamo esposti a infezioni, a infiammazioni, a traumi, a infermità, a acciacchi, a invalidità. La nostra salute è sempre in pericolo per la nostra fragilità, precarietà, per cause ambientali inquinanti o per una mala gestione del nostro corpo, del nostro nutrimento, per una mala relazione con agenti patogeni o per una mala sanità pubblica. Allora dobbiamo chiedere a San Raffaele, principe primario, l'intervento di un'equipe medica, di angeli dottori, per difendere la nostra salute, per prevenire e curare le malattie, per il buon esito di medicine, di cure, di operazioni, di ricoveri, di assistenza sanitaria, per la nostra guarigione. Vedete come i tre arcangeli non sono lontani da noi, ma sono vicinissimi e possono essere come principi mandarci tutte queste cose di cui abbiamo bisogno. In conclusione, per diavoli e demoni da esorcizzare, per ignoranze e stoltezze da evitare, per malattie e infermità da curare, dobbiamo certamente confidare nella compassione di Gesù, di cui abbiamo sentito nel Vangelo. Prima di tutto confidiamo in Gesù, invochiamo la sua opera meravigliosa di esorcismo, di illuminazione e di guarigione. E possiamo anche rivolgerci a quei pochissimi, dei già pochi operai della messa di Dio che lavorano in questi campi. Sono ancora più pochi quelli che lavorano
nel campo della liberazione, della predicazione, della guarigione. Dobbiamo rivolgerci anche a loro, ma prima di tutto pregando il Padre che ce li mandi, che ci siano dei sacerdoti capaci, impegnati in queste opere di liberazione, di predicazione, di guarigione. E poi soprattutto direi, proprio a conclusione di questa nostra meditazione, chiediamo aiuto a questi principi degli angeli che ci mandino San Michele, la sua pattuglia armata, San Gabriele, la sua delegazione diplomatica, San Raffaele, la sua equipe medica, a noi e tutte le persone che ci sono care, ci sono vicine o con le quali dobbiamo trattare e convivere. I santi principi arcangeli in questo nuovo anno non mancheranno di proteggerci, di difenderci, San Michele, di illuminarci e di consigliarci, San Gabriele, di curarci e di guarirci, San Raffaele. San Michele, Gabriele e Raffaele, pregate per noi e assisteteci coi vostri angeli.